Dal Vangelo secondo Marco, in quel tempo il re Erode sentì parlare di Gesù perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Altri invece dicevano: è Elia, altri ancora dicevano: è un profeta, come uno dei profeti. Ma Erode, al sentir parlare, diceva: quel Giovanni che ho fatto decapitare è risorto. Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodia, ed è moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque Erode e i commensali. Allora il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giurò per più volte: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero e presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Quando facciamo degli errori, cerchiamo di dimenticare quanto abbiamo fatto, ma la coscienza che Dio ci ha dato, il luogo più sacro di ogni persona umana, dove si prendono le decisioni, ci richiama gli errori compiuti. Erode fece uccidere Giovanni il Battista perché lo richiamava i suoi doveri civili e morali. Infatti coltivava una relazione con Erodia di moglie di suo fratello Filippo. Giovanni il Battista lo rimproverava pubblicamente. Durante un banchetto, Erodiade colse l'occasione per uccidere il profeta scomodo. Erode, fatto imprigionare Giovanni il Battista, però lo temeva. Erode, durante il suo banchetto, dopo essersi invaghito della figlia di Erodiade e dopo averle fatto la promessa di darle tutto quello che gli avrebbe chiesto, non poté rifiutarle la richiesta della testa del Battista. Lo fece decapitare, ma gli rimase in coscienza il rimorso di aver ucciso un profeta. Nell'arrivare a Gesù, la coscienza di Erode si risveglia e, sentendo i miracoli che compie, si interroga sul fatto che non sia il Battista risorto dai morti, come diceva la gente. È bene che ci lasciamo interrogare dalla nostra coscienza e se ci rimanda a qualcosa del presente e del passato che sembra irrisolto, è nostro dovere affrontarlo per chiarire e, se necessario, per riconciliarci attraverso la grazia del pentimento e della confessione sacramentale. Oggi la prima lettura della lettera agli Ebrei ci richiama a vivere l'amore fraterno che viene declinato in alcuni atteggiamenti molto concreti. Come cristiani siamo chiamati a coltivare l'ospitalità, qualcuno praticandola ha ospitato degli angeli. Siamo invitati a ricordarci dei carcerati come se fossimo loro compagni e anche di coloro che sono maltrattati. Chi è sposato è chiamato a rispettare il letto nuziale, a non cadere nell'adulterio, nel tradimento e a vivere l'intimità coniugale con regolarità come vertice dell'amore degli sposi, unitivo e fecondo. Infine, preghiamo per i nostri capi, coloro che ci guidano nella fede. Imitiamone le virtù e la fede. Questi spunti concreti ci guidino in questa giornata sotto la protezione e l'intercessione di Sant'Agata, Vergine e Martire.